PAES, Piano di Azione per l'Energia Sostenibile, un seminario brasiliano in videoconferenza con altri comuni che hanno aderito al progetto. Gli altri comuni? Nocera Superiore, Siano, Caldanico, Bracigliano e Castel San Giorgio. In videoconferenza per presentare il progetto. Il progetto deve essere presentato entro giugno per chiaramente poter entrare nei finanziamenti che dovranno poi garantire lo sviluppo del progetto o dei progetti sulla sostenibilità dell'ambiente. Sono delle azioni che però devono essere viste un pochettino in maniera più ampia perché possono portare veramente economia. Faccio due esempi proprio banalissimi. La possibilità di introdurre nuovi tipi di materiali nell'edilizia e quindi di aver bisogno di nuovi tipi di artigiani, perché nuovi materiali, nuovi artigiani. Quindi questo significherebbe dare a persone che hanno voglia e che sono interessate a questo tipo di attività, di formarsi e di avere un'attività che in questo momento non c'è. L'Unione dei Comuni della Valle dell'Orco ha presentato più in forma di aggregazione, perché in verità il comune di Nocera Superiore non era al momento ancora aderito ufficialmente all'Unione della Valle dell'Orca. Questa iniziativa di progettazione appunto per il Paese, questo piano sostenibile sull'energia, dove l'obiettivo appunto è quello di ridurre il CO2 nell'atmosfera entro il 2020 almeno del 30%. Abbiamo visto che su circa 19.000 abitazioni ci sono 34.000 vetture, solo vetture, parliamo solo di vetture, quindi ci rendiamo conto che sono due vetture circa per ogni abitazione. Eppure brasiliano possiamo dire che è un'oasi. Sì, brasiliano, diciamo che sotto questo aspetto è un'oasi Però, felice però. perché il territorio è vastissimo. Noi abbiamo circa 15 km quadrati di estensione, quindi diciamo noi siamo fortunati. Però se lei pensa nella valle dell'Agro, lì diciamo nella valle, specialmente nell'Agro Nocerino Sarnese, le abitazioni quindi là sono diciamo, una addosso all'altra, non è come brasiliano.